Ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Monster Hunter Rise, la parte 5 sull'update di tutti quanti i 7, la guida a tutte le abilità delle specifiche armi. Facciamo il solito preambolo, cioè che questi set sono stati costruiti in modo diverso dai set precedenti, perché questa volta includeremo il nostro talismano nella creazione dei set armatura. Infatti, per la maggior parte di questi set andremo a utilizzare un talismano che ha attacco livello 3, uno slot livello 3 e uno slot livello 1, che tranquilli è molto facile da ottenere, basta che voi andiate a cercare la skill bonus attacco nel nuovo Aurora Melding, dovreste trovarlo tra i 50 e i 200 try, ecco. Quindi tranquilli che tutto quello che vi consiglio è facilmente ottenibile in modo legale, non è niente di fantastico. Ignorate l'attacco drago che non è rilevante al fine della creazione di questo set. E la seconda differenza è che questa volta andremo ad includere gli slot arma nella creazione di questi set armatura, di conseguenza questi set sono specifici per le armi che vi andrò a mostrare. E in terzo luogo adesso abbiamo il curiocrafting come fattore nella creazione di questi set, ma tranquilli non è fondamentale, infatti è solamente un bonus in più opzionale. Vi andrò a mostrare cosa c'è negli augment vari, ma è tutto totalmente opzionale, con delle piccolissime eccezioni che abbiamo visto anche nel video del set delle doppie lame, che nel caso in cui avverranno ne parlerò e ve li farò appunto vedere, ne discuteremo. Comunque oggi parliamo di lancia e andiamo a vedere subito quali sono qual è il set. Ovviamente sempre per fisico abbiamo Shagaru Magala e Shagaru Chaotic Gore Magala, set assolutamente fortissimo, ridicolo sotto tantissimi punti di vista. Vede una fetta di base paventosamente alta. L'armatura ha attacco livello 7, occhio critico di livello 3, bonus critico 3, punto debole 3, Razor Sharp chiaramente a livello 3. Offensive Guard fondamentale per tutto quanto quello che possiede uno scudo blocca, stupidamente forte, aumenta il nostro attacco del tanto per cento, 15% è il bonus, ogni volta che noi andiamo a bloccare in modo perfetto un attacco. Ovviamente Werebug Whisperer livello 3, Defiance livello 3, Evasione Estesa livello 2, molto importante per Lancia che è comunque un'arma poco mobile, quindi ci aiuta a navigare rapidamente attorno al mostro, avvicinarci prima, eccetera. Abbiamo ovviamente anche un punticino in guard up perché non tutto può essere bloccato normalmente. Abbiamo anche un po' di blood rite che ci permette di recuperare vita. La lancia prende un po' di chip damage, quindi è importante averlo almeno a livello 1. La flinch free a livello 1, la lancia viene buttata a terra praticamente da tutto, quindi almeno averlo a livello 1 per negare i knockback leggeri mi sembra abbastanza importante. E poi bloodlust a livello 1 e il solito core che include Intrepid Heart, Wind Mantle e Powder Mantle che ovviamente andremo a utilizzare su praticamente tutto perché è davvero, davvero tanto forte. E nel frattempo scorro anche le decorazioni varie. E vi ricordo che il talismano ha attacco livello 3, uno slot livello 3 e uno slot livello 1. Ignorate l'attacco drago, non è rilevante, è un più. Quello che a voi serve è solo attacco 3, 3-1. Quanto riguarda il curio, qui abbiamo stabilità, stabilità. Abbiamo il solito meno 1 a Spare Shot più 1 a Bloodrite. E infine abbiamo meno 1 a Spare Shot più 1 in. Mentre tutti questi augment di curio sono totalmente opzionali, quindi potete scegliere se utilizzarli oppure no, sta totalmente in base a voi. E chiaramente le lancia è totalmente sull'attacco fisico, quindi è più 20 d'attacco sano direttamente. Ora vi faccio vedere ovviamente anche i set elementali che seguono una linea simile. La differenza principale è principalmente sull'attacco e l'affinità, chiaramente, perché andiamo a migliorare il nostro elemento e non tutte le armi hanno le proprietà di Shagaru Magala e di Chaotic Gore Magala, sfortunatamente. Quindi abbiamo scelto Espinas, ovviamente Ashu, quindi nel senso di Flaming Espinas come lancia di attributo fuoco. Come vedete il set è praticamente identico, non ci sono grosse differenze. Abbiamo però l'attacco fuoco chiaramente a livello 5 e un punto in Elemental Exploit. Per tutto quello che riguarda l'elemento è chiaramente molto importante che sia così. Gli augment saranno sempre un attacco e poi tutto il resto in elemento. Lancio oltretutto rispetto ad altre armi ha un pelo più di elemento come bonus quando andiamo a investire in elemento nei nostri augment, che è chiaramente un più. Oltretutto per quanto riguarda le armi di Espinas nello specifico, queste qui di Flaming Espinas, ricordatevi che hanno anche veleno come bonus sul bonus. Abbiamo deciso di non usarle per spade scudo e doppie lame perché le doppie spade scudo e doppie lame di Rathalos sono talmente tanto più forti che è davvero un caso limite usare quelle di Flaming Espinas. Dovreste trovare un mostro che è
relativamente cioè tipo tantissimo debole e veleno contemporaneamente, ed è un caso limite, mentre appunto qui per la lancia questa eccezione non c'è, perché abbiamo appunto la lancia attacca comunque più lento. Poi abbiamo per acqua abbiamo Mizuzune. Stavolta per questo set purtroppo dobbiamo droppare un punto di attack up per colpa degli slot dell'arma, ma per il resto identico. Per quanto riguarda tuono abbiamo Zinogre. Storia, purtroppo stavolta attacco deve droppare a livello 6, non abbiamo troppo. Per quanto riguarda ghiaccio abbiamo la lancia Shark. E infine, per Drago, penso con la sorpresa di nessuno, abbiamo di nuovo Kotick Gore Magala, ma questa volta l'abbiamo migliorata in Drago, sugli Augment, chiaramente. Quindi, andiamo a parlare anche un attimo di la training area, così faccio... Ok, la prima cosa da vedere, e che è una cosa che sicuramente ho notato, è che questo set non ha guardia di nessun livello. Perché Spike in questo set non ha guardia di nessun livello? Perché non vi serve, ragazzi. La storia breve è che, grazie a Instablock, potete bloccare letteralmente qualsiasi cosa senza aver bisogno di guardia, ok? L'Instablock, quando fatto con successo, bypassa completamente il livello di guardia. Perfetto. Quindi nella pergamena normale abbiamo la guardia normale, che in realtà non andremo a usare in praticamente nessun caso, a parte determinati opener, dove ci serve fare questa cosa qui, quando se per esempio piazziamo una bomba a terra, oppure oppure se stiamo per esempio contro dei nemici particolarmente ostici, allora non la vogliamo rischiare. Ma di solito appunto giochiamo nella pergamena blu, dove appunto abbiamo l'Instablock. Poi, in questa pergamena abbiamo Anchor Rage, che appunto funziona da nostra guardia assoluta chiaramente, e chiaramente anche da buff. Dopodiché noi ovviamente switcheremo a quest'altra modalità, dove abbiamo invece lo Skyward Thrust per i danni veri. I danni molto veri, non i danni veri, che appunto è dove passeremo la maggior parte del tempo. Entrambe le pergamene poi sul triangolo hanno Twin Vine, adesso costa solamente uno, e migliora e ci migliora i nostri livelli di guardia, oltretutto. Quindi non solo ci permette di fare tutti i nostri giochi pazzi con i vari saltellini eccetera, ma migliora anche la nostra guardia. E quale guardia migliora? Migliora ovviamente tutte quante le guardie che non sono in sublock, quindi questa, quindi la nostra power guard, il guard dash e ovviamente il counter. Ripeto, la maggior parte delle volte in realtà instabloccherete praticamente tutto, oppure andrete a fare lo shield tackle. Qui c'è una nota addizionale che mi sento in obbligo di fare, perché ragazzi comunque è uno stile di gioco estremamente valido che viene utilizzato, e anch'io ci switcho molto molto spesso, ok? Quindi dovete assolutamente considerarlo, non è secondario, ed è Guard Dash anziché lo Shield. Perché su... Ora, hanno fatto dei buff, no? Opla. Hanno fatto dei buff alla lancia. E questo attacco in affondo, ora, come potete vedere, fa dei danni totalmente ridicoli. Ma soprattutto, la cosa principale è che... è che questo qui è cenabile praticamente in eterno, oltre a fare dei danni chiaramente ridicoli. E sulle lance, soprattutto quelle elementali, se avete dei mostri che vi dà delle aperture... questo è i danni veri .exe. Non lo sottovalutate, ragazzi, perché vedrete tantissimi lancieri adesso fare questa cosa. È uno stile di gioco assolutamente 100% viable, ragazzi. E se il mostro è in opening, questa roba qua, come potete vedere, è praticamente meglio di fare il charge, il caricato di lato. O potete anche combinare le due, chiaramente. Quindi assolutamente, ragazzi, valutate che questa roba qui is a thing, non è un meme, non è fatto per scherzo, è 100% un'opzione valida che dovreste assolutamente considerare di inserire.
Infatti, volendo, potete avere una pergamena con una cosa e una pergamena con l'altra. E questa qui va molto in base alla vostra scelta, ai vostri gusti, in base al mostro, in base a un sacco di cose, ok? Quindi è letteralmente 100% sta a voi anche in modo se vi trovate bene o male con questo determinato stile. Comunque, ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Se ci sono dei dubbi, chiaramente scrivetemi nei commenti. E nel frattempo io sto costruendo la sezione del sito apposta per coprire anche la lancia. Grazie e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Bella!